Grazie.
oltre astici e cavallucci marini che abbiamo riprodotto nel nostro centro, quest'anno abbiamo messo a punto anche l'allevamento della cosiddetta mazzancolla, Peneus keraturus, cioè la mazzancolla del Mediterraneo. E abbiamo prodotto alcune migliaia di giovani mazzancolle che adesso stiamo rilasciando qui in questa zona davanti a Montalto di Castro, dove c'è un ambiente ideale perché c'è sia prateria di posidonia e sia sabbia dove le mazzancolle poi potranno continuare la loro crescita e incrementare la popolazione che qui a Montalto di Castro è ancora abbastanza abbondante. L'obiettivo del progetto? L'obiettivo del progetto è di dare di nuovo impulso al recupero di alcune specie di interesse della piccola pesca costiera, che è in forte sofferenza perché il nostro mare ormai è conosciuto da tutti, è in overfishing, quindi è in sovrappesca, quindi alcune specie si possono recuperare con il discorso del restocking, cioè ripopolare, allevare, rilasciare in mare e ripopolare e far riprendere le popolazioni a livello di numerico.